vicino. Ho incontrato delle donne che sostenevano a dire che voi non vi siete meritata perché nessuno vi ha chiesto in moglie. Oh, che bugiardi! Chi sono? Ah, non me lo domandate, che non mi piace mettere male. Loro non sanno che sono stata io a rifiutare i vari Beppe, Anselmo, Ambrogio. Se non sbaglio il vostro debito è di 25 berlinghe nuove di quelle con Sant'Ambrogio a cavallo. Sì, ecco. Bene, le monete mi sembrano perfette. Ora, signor curato, mi darà la collana della mia tecla? Mi sembra giusto. Ora, signor curato, mi faccia il favore di togliere il mio nome dal suo libraccio. Non vi fidate di me? Signor curato, in presenza di questi due testimoni, questa è mia moglie. Signor curato, in presenza di questi due testimoni... Cosa state combinando? Come fate? Aiuto, tradimento! Perfetto, perfetto! Fuori da questa casa, fuori da casa mia! Non faccio schiamazzo, non gridi, non gridi! Prego, andiamo, andiamo, facciamo un po' di più, un po'. Per Sor Gertrude. Entrate. Attendete. Reverenda madre, illustrissima consorella, vi raccomando le due donne che stanno per arrivare al vostro convento. La più giovane sta fuggendo dalle insidie di un signorotto prepotente. Vi prego di offrire loro sicuro ricovero. Lucia, mi hai chiamata? Sì, reverenda madre. Ho
bisogno di un gran servizio e potete farlo soltanto voi. Ho bisogno di parlare con quel padre cappuccino che vi ha condotto da me, ma è necessario che nessuno sappia che l'ho mandato a chiamare io. Solo voi potete farmi questa ambasciata. Chi io? Vi rifiutate? Volete forse darmi questo dispiacere? Ma non conosco la strada. È facile, basta prendere per la strada principale e poi girare a destra. Ma si sta facendo buio. E va bene, cosa devo fare? Andate al convento dei cappuccini e dopo aver fatto chiamare il padre guardiano, ditegli che si rechi subito da me. Ma che dirò alla fattoressa se mi domanderà dove vado? Inventate un nome di chiesa fuori dal convento, dopo avete promesso di fare orazioni. E va bene, andrò e che Dio mi aiuti. Sentite, Lucia, fate come vi ho detto, tornate presto. Si appoggia a me. Stasera ho bevuto un po' troppo. Scacci del vino, ma se andrà a letto sicuramente dormire farà bene. No, voglio prima sedermi su quella poltrona e poi andare a letto. Sto bene, è tutta colpa del vino. Domani sarò in buona forma. Desidera qualche cosa? Metti vicino a me il campanello, se avrò bisogno suonerò, ma sicuramente non avrò bisogno di niente. Ecco qua il campanello, signore, ora posso andare? Sì, ma prima spegni la luce. Buonanotte, signore. Che male al braccio, cosa sarà? Paura di guardare. Aiuto, aiuto, Grigio! Non mi porteranno, io non voglio andare al lazzaretto. Sì, signore. Io ti ho fatto sempre del bene. E sto bontà. Io mi fido di te, sto male, sto molto male. Me ne sono accorto. Mi dovresti fare un piacere. Comandi. Sai dove abita il chiodo chirurgo? Sì, certo. Senti, Griso, digli che lo pagherò bene, ma che venga subito, che nessuno se ne accorga. Vado e torno. Aspetto fiducioso. Sono stato tradito, Griso, perché chiamati Monatti? È andato. Lasciatemi ammazzare quell'infame! Sta buono, sta buono! Tienilo forte, è fuori di sé! Traditore!